bentrovati a voi tutti ad una nuova puntata di Insieme Oltre il 2000, una puntata dedicata al mondo del volontariato, dedicata alla solidarietà, in particolar modo per le persone più bisognose, raccontando l'esperienza del Banco Alimentare di Belluno, che proprio di recente, così come in tutta Italia, ha celebrato quella che era la giornata nazionale della colletta alimentare, che si è svolta proprio il 27 di novembre. Abbiamo il piacere di avere con noi il referente provinciale del Banco Alimentare, Giuseppe Torrente, che saluto e ringrazio per la disponibilità. Salve, grazie a voi per averci invitato. Grazie per essere qui per ricordare quindi fin da subito questa importante iniziativa. Io ho qui proprio fra le mani il volantino che voi avete consegnato, Torrente, proprio nella giornata nazionale di questa attività, che è un aiuto prezioso per tante persone, soprattutto alla luce dell'esperienza pandemica. Sì. Effettivamente, quest'anno abbiamo celebrato la 25ª giornata e abbiamo avuto il piacere di celebrarla in presenza dopo lo scorso anno che a causa appunto della pandemia siamo stati costretti a fare una colletta un po' diversa, ma no, che non è comunque mancata. L'anno scorso infatti la colletta si è svolta in maniera dematerializzata, si potevano acquistare delle card con cui si contribuiva poi a trasformarle in cibo, ma quest'anno, volendo festeggiare anche questi 25 anni di attività, siamo riusciti, grazie anche al consenso del Comitato Tecnico Scientifico Nazionale, a poterla fare nuovamente in presenza. Allora, Torrente, facciamo un attimo un passo indietro, però rinodiamo i fili del discorso e raccontiamo, nuovamente chi è Banco Alimentare, innanzitutto. Allora, il Banco Alimentare è nato in Italia nel 1989, è un'intuizione di Don Luigi Giussani, che parlandone un po' col cavaliere Fossani, Fosse, che era allora il patron della Star, valutò un po' la necessità di creare qualcosa o di istituire qualcosa che potesse essere d'aiuto per i bisognosi. Era la possibilità di fare un gesto di caritativa, un gesto di solidarietà, però voleva darne anche un aspetto ben definito, che non fosse un qualcosa di occasionale, che finisse, si esaurisse in un istante, ma Quindi un qualcosa. impegno più strutturato, Esatto, ecco. qualcosa che fosse un po' istituzionalizzato e che potesse dare un aiuto concreto, ma non solo per chi riceve, ma soprattutto per chi lo fa, perché l'aspetto particolare del Banco Alimentare è quello di condividere i bisogni per condividere il senso della vita, cioè il cibo non va donato, ma va condiviso. Questa è un po' la filosofia che ci guida e che ci aiuta anche a crescere in questo passaggio. Abbiamo ricordato quindi che è attivo su tutto il territorio nazionale e diciamo poi si sviluppa anche nelle varie realtà regionali e territoriali. Sì. Effettivamente la Fondazione Banco Alimentare a livello nazionale si struttura in 22 fondazioni a carattere regionale. La nostra provincia, per una questione territoriale, si affianca al Banco Alimentare del Friuli Venezia Giulia, che ha una sede a Passian di Prato in provincia di Udine. Anche lì è cominciata una piccola realtà, adesso abbiamo un capannone piuttosto grande in grado di gestire e dare aiuto un po' a tutte le fondazioni locali. Poi, per quanto riguarda la nostra provincia, ci sono 32 associazioni che sono convenzionate col banco. Perché parliamo di convenzione? Perché è necessario che anche questo passo va istituzionalizzato, quindi far sì che tutto venga svolto in una maniera regolare, che tutto venga tracciato, anche al fine di garantire la correttezza della nostra lavorazione. E quindi periodicamente, quindi mensilmente, il Banco di Passian di Prato fornisce alle 32 strutture gli alimenti che vengono poi distribuiti alle famiglie attraverso i volontari delle singole strutture. E infatti noi abbiamo visto proprio grazie all'aiuto della regia pochi istanti fa anche le immagini dei tanti volontari in azione, quindi abbiamo visto una rappresentanza che appunto in occasione di questa 25ª giornata sono scesi nuovamente in campo, come si dice, per diciamo invogliare le persone, tutti noi, tutti i bellunesi a donare, vero? Sì, è vero. Abbiamo avuto il piacere di avere anche quest'anno tantissime adesioni, circa un migliaio di volontari impegnati in tutta la provincia, dai paesi di montagna alla grande città, ai grandi centri commerciali, quindi anche al magazzino, perché non dobbiamo dimenticare quelli che lavorano dietro le quinte, che sono stati tanti e che hanno lavorato anche fino a notte tarda per garantire che tutto funzionasse e tutto andasse nel migliore dei modi.
E di questo siamo contenti perché tutto è andato bene. E infatti stiamo proprio vedendo anche in questo momento le volontarie che consegnano ai cittadini il volantino con l'invito a fare la donazione e poi questi alimenti che sono stati messi e raccolti in queste speciali buste gialle, colore che proprio identifica, ecco, l'attività. Questa iniziativa diciamo si è ampliata, raccontavamo prima a Torrente, e in seguito all'emergenza pandemica, alla richiesta, le domande più che altro d'aiuto, sì, la richiesta da parte della popolazione è notevolmente aumentata. Normalmente l'assistenza delle 32 associazioni riguarda circa 2.900-3.000 persone che vengono assistite quasi in pianta stabile. Purtroppo a causa della pandemia la percentuale c'è un 40% in più, quindi un migliaio di persone che si sono aggiunte, persone che hanno perso il lavoro, persone che si sono trovate in cassa integrazione e quindi non sono riuscite ad andare avanti economicamente, persone che titolari di attività che si hanno dovuto chiudere per effetto della pandemia, che si sono rivolti a noi per chiedere aiuto, e l'aiuto lo hanno avuto non solo dal punto di vista alimentare, ma anche un aiuto, come dire, di amicizia per cercare di avere un po' di speranza nel futuro. Ecco, e se dovessimo fare un pochino comunque la fotografia dei soggetti che voi aiutate, penso all'età, penso alla nazionalità, che panoramica ci può fare? La panoramica è piuttosto ampia, non abbiamo una percentuale alta di stranieri rispetto agli italiani, diciamo che siamo un 50% fra le due fasce. Poi i gruppi familiari sono normalmente 3-4 persone, ma abbiamo anche tante persone singole, parlo di persone separate, di persone che stanno da sole, che non riescono ad arrivare a fine mese, quindi il nostro aiuto è abbastanza, per quanto piccolo può essere, perché in fondo un pacco di cibo saranno 20-25 euro di prodotti, ma in qualche modo è una speranza in più che noi diamo a queste persone. E l'iniziativa, lo ricordavamo, la giornata nazionale appunto il 27 di novembre, però c'è la possibilità anche in questi giorni di continuare a fare delle donazioni. La Fondazione quest'anno ha deciso di fare una giornata fissa, appunto quella che abbiamo celebrato il 27 novembre. Dico celebrato perché è un momento di festa, perché è stata una cosa bellissima. Però c'è anche la possibilità, da domenica scorsa fino al 5 di dicembre, in alcuni punti vendita, cito quelli del gruppo Unicom, tipo Emisfero, Famila o anche di più di Mel, di poter partecipare con delle card di 2, 5 o 10 euro. Queste card poi verranno trasformate in cibo che verrà distribuito dal Banco Alimentare. Che generi comunque di alimenti si raccolgono? Fino adesso la richiesta è sempre su alimenti non deperibili, perché siccome tanti prodotti tipo la pasta e il latte li riceviamo da parte della comunità europea, tendiamo a puntare su alimenti un po' più costosi, tra virgolette, faccio riferimento all'olio, faccio riferimento ai pelati, il tonno, cibo in scatola, omogenizzati, alimenti per l'infanzia che sono anche molto richiesti. Ecco, stiamo vedendo anche in questo momento proprio la card che serve per fare le donazioni, lo ricordiamo, c'è la possibilità anche in questi giorni appunto di contribuire. Lei parlava di una giornata di festa a Torrente perché è il momento appunto in cui anche i volontari si ritrovano diciamo per contribuire ognuno con il proprio piccolo, però ad un'iniziativa che ha un grandissimo valore. Come si fa a diventare volontari del Banco Alimentare? È semplicissimo, non c'è niente di complesso, basta dare la propria disponibilità. E disponibilità senza limiti, ma non per limiti di tempo, ma una disponibilità soprattutto di cuore, secondo me. Perché vedo tante persone che sono state coinvolte, che ho coinvolto e che mi hanno coinvolto, perché il mio percorso all'interno del banco è cominciato come volontario e poi è andato crescendo da parte del coinvolgimento degli amici che mi hanno voluto, e questo è fondamentale secondo me. Soprattutto il rapporto di amicizia che si crea fra i volontari. Voi avete ricordato proprio nel volantino che è stato consegnato anche ai cittadini bellunesi, alle persone, ai clienti che facevano questa donazione, un gesto concreto, e c'è proprio anche un messaggio di Papa Francesco. Sì, ogni anno si fa un riferimento a 10 righe. Una volta erano 10 righe proprio perché appunto venivano scritte in 10 righe, poi è diventato semplicemente un codice per indicare qualcosa, una traccia su cui si basa. E il messaggio che è stato ripreso è quello di Papa Francesco, che ha indetto per la giornata dei poveri, per la giornata mondiale dei poveri, che è stata celebrata 15 giorni fa, due domeniche prima appunto della giornata della colletta.
Ed è importante per noi l'attenzione anche che ha Papa Francesco verso i nostri confronti e noi che abbiamo nei suoi confronti, perché l'attenzione che ha lui nei confronti dei bisognosi è piuttosto alta, è piuttosto marcata e ci richiama molto su questo. E richiama proprio l'invito alla condivisione, ecco, esatto. Questo era il messaggio del Santo Padre. Senta, un pochino quali sono stati gli esiti comunque della giornata della raccolta? Allora, in termini quantitativi non mi aspettavo un grosso risultato, sia perché venivamo da un periodo pandemico, sia da un periodo di crisi, non pensavo a un grosso risultato. Invece ci siamo dovuti ricredere perché abbiamo raccolto 46 tonnellate di cibo, che sono tante, forse un po' meno rispetto a 2 anni fa, ma non, siccome noi non facciamo un valore commerciale, nel senso che non abbiamo la pretesa di raggiungere obiettivi, ma ci interessava che ci fosse la partecipazione, comunque questa è stata notevole. Ho assistito a persone che hanno donato interi carrelli di spesa. Faccio un esempio perché all'emisfero è successo un fatto bellissimo. Cioè, un signore ha lasciato 185 euro, perché c'era anche lo scontrino nel carrello, di un carrello pieno di prodotti proprio per noi. Addirittura ha regalato anche i 2 euro che aveva messo nel carrello per un caffè per i volontari. E a parte questo, poi parlando anche con i capi equipe, ho sentito di scene, di momenti piuttosto belli, simili a questo, e questo è quello che ci fa gioire proprio, perché questa è veramente una giornata di gioia. Certo, per noi. E si capisce insomma quanto grande sia anche il cuore dei bellunesi, la solidarietà che sappiamo si manifesta sotto tante misure, tante forme, anche nei momenti difficili comunque che hanno coinvolto il nostro territorio. Abbiamo visto come il mondo del volontariato e gli stessi cittadini insomma si dia hanno da fare per cercare di darsi un aiuto. E quanto si potrà andare avanti comunque con anche le raccolte che voi avete fatto in questa giornata? Cioè, per quanto tempo riuscirete a soddisfare poi le esigenze allora, quello, delle persone? Il materiale che viene raccolto dalla colletta normalmente ci consente di arrivare fino, con una consegna mensile, ci consente di arrivare marzo-aprile. Però il banco non si preoccupa più di tanto di questo, nel senso che la colletta è un gesto per tutti, cioè per comunque sensibilizzare la popolazione, e ci riesce. Però il banco va avanti anche grazie alle donazioni delle vari centri alimentari che ci donano durante l'anno parecchie tonnellate di alimenti, o anche grazie al contributo della Comunità Europea che ha destinato dei fondi specifici, fondi AGEA, appunto per il sostegno alla povertà. Ricordiamo quindi infine, un'ultima battuta Giuseppe, la possibilità che c'è anche in questi giorni di fare una donazione? Sì, ricordo che c'è la possibilità appunto di poter entrare in alcuni supermercati, cito sull'emisfero il Famida qui per Belluno, cito anche di più di Mel, dove ci sono delle card, c'è un totem con delle card, c'è la possibilità di prendere queste card alla cassa, fare un'offerta che può essere 2, 5 o 10 euro, secondo la disponibilità e la volontà di ciascuno. C'è anche la possibilità fino al 10 dicembre, tramite internet e sito Amazon, ci dà la possibilità di comprare proprio un carrello di spesa che verrà assegnato al banco. Io ringrazio quindi Giuseppe Torrente, referente provinciale del Banco Alimentare, per essere stato nostro ospite. Un grazie ovviamente lo rivolgiamo a tutti i volontari che sono impegnati, tramite lei ovviamente, in tutti i volontari che sono impegnati su questa attività, e l'invito ovviamente è quello di contribuire a donare per essere d'aiuto appunto ai più bisognosi. Grazie ancora Torrente. Grazie a voi. A tutti quanti voi buona continuazione d'ascolto. Arrivederci.